vi ricordo sempre che questo è il grande punto di questa malattia. Ricordiamocelo sempre, è una malattia che per un 10% abbondante dei casi richiede terapie intensive. In Italia ci sono, credo, intorno ai 5.000 e qualcosa posti di terapia intensiva. Il professor Gralli mi confermerà. Se il numero dei malati aumenta troppo, la percentuale di terapie intensive rimane quella, non riusciremmo a curare i malati. Inoltre, ricordo sempre che le terapie intensive servono per moltissime altre Certo, cose, prego, infarti, incidenti stradali. Io, per esempio, appunto, stiamo dicendo ai nostri figli di non usare i motorini in questa fase, perché non bisogna evitare in tutti i modi di arrivare al pronto soccorso con un ulteriore problema. Professor Galli, prego, le parole di Gallera vorrei che le commentasse anche. chiaramente gli infarti non vanno in sciopero, purtroppo, e questo è un problema Anzi, enorme bravo. perché siamo già molto oltre il livello di saturazione. Incredibilmente si sta riuscendo a dilatare la capacità di assistenza, ovviamente in usura della fatica del lavoro degli intensivisti, degli infermieri, degli infettivologi e di tutti gli altri medici a questo punto che si stanno impegnando su questa cosa. Però chiaramente siamo al di là della possibilità di gestione nelle maniere, nelle modalità che noi consideriamo le maniere corrette, le maniere del sistema sanitario di una grande regione e di una grande nazione molto civile e che Sì. ha da sempre nel suo sistema Senta, sanitario universalista poter, insomma, avere orgoglio. No, le voglio dire che ad esempio arrivando qui, partendo dal mio reparto, arrivavo qua telefonando freneticamente perché non abbiamo più CPAP, cioè non abbiamo più neanche qui da noi, ma è un po' cos'è la CPAP? situazione, Il e sono casco. la strumentazione Ah, il casco per la necessaria per respirazione. una forma di ventilazione assistita precedente alla necessità dell'intubazione. Però comunque gran parte dei nostri reparti dove non c'è la terapia intensiva in senso stretto sono di terapia subintensiva con queste forme di ventilazione in ogni caso. Certo. E in questo momento abbiamo una carenza da questo punto di vista che speriamo di poter ovviamente ovviare perché altrimenti avremo dei problemi. Poi però vorrei riuscire a dire una cosa riguardo al fatto che sicuramente il fronte degli ospedali è fondamentale ed è in una drammatica situazione di pressione e di stress. Però dobbiamo risottolineare l'importanza dell'intervento sul territorio dove si vincono le battaglie e a questo proposito vorrei sottolineare quello che ho letto soltanto ieri su una serie di lav su un lavoro pubblicato da Lancet, che non è certo l'ultima delle Sì. riviste scientifiche. In merito al fatto che se non riusciamo a seguire il 70% dei contatti, quindi a quarantenare il 70% almeno dei contatti delle persone che hanno una notoria infezione, visto che comunque questa è un'infezione che comporta 2,5-2,6 casi di nuova infezione ogni persona infettata, cioè uno ne infetta altri 2,5 di regola, noi non potremo in nessun caso fermare questa cosa entro 3 mesi. Queste sono le Allora, proiezioni. Quindi questa battaglia nelle aree più colpite è una battaglia da combattere e da vincere, su cui dobbiamo trovare la maniera di organizzarci di più. ha detto parecchie cose importanti. Una la voglio sottolineare per il nostro pubblico. Lui, il professore, dice che i medici sono in battaglia tutti i giorni, Sì, sono una guerra. stremati, non hanno voglia, tra l'altro, che continuiamo a dire che sono degli eroi. A me mi arrivano dei messaggi di amici medici che dicono: non è che siamo eroi, dateci una mano. Come la si dà una mano ai medici? Comportandosi bene, Chiudendosi in facendo le casa. cose che sono chiesto di fare, Esatto. rimanendo in casa, non contagiandosi. È l'unico modo per aiutare i nostri medici. Primo